qual è l'obiettivo dello studio del latino. Sigla! Sto un posto che mi piace, si chiama mondo. Quando dico a qualche collega che per insegnare in maniera efficace il latino si deve parlare in latino in classe agli studenti e fare in modo che parlino latino, mi viene risposto che l'obiettivo dello studio delle lingue classiche non è parlare latino, si tira fuori Gramsci, disse che non si studia il latino per imparare il latino, si studia il latino per abituare i ragazzi a studiare. Il fatto che l'abbia detto Gramsci non vuol dire che la renda di per sé un'affermazione inattaccabile a tutti gli effetti. Questa critica che mi viene spesso mossa, cioè che non si studi il latino per parlare latino, dimostra che non è ben chiara la differenza fra percorso ed obiettivo. Per me studiare lingue classiche significa anzi imparare il latino e il greco, studiare il latino significa imparare il latino e poter accedere a tutta la letteratura e a tutto il pensiero storico e filosofico degli antichi, altrimenti non daremmo le traduzioni ai ragazzi come esempio di compito, come tipo di compito. Diamo le traduzioni per vedere se sanno il latino, quindi uno degli obiettivi è vedere se sanno il latino. Si può raggiungere quell'obiettivo solamente se si riesce a acquisire una certa fluidità nel latino parlato. Così come avviene per qualsiasi lingua. Le ricerche nel campo della glottodidattica ci dicono che per raggiungere una piena fluency nella lingua dobbiamo parlare quella lingua. Mentre parlo io sto usando la grammatica, ma non me ne accorgo, la grammatica è automatizzata. E quando leggo un testo italiano non mi soffermo sulla grammatica, è automatizzata e dobbiamo portare anche gli studenti a una automatizzazione della lingua e della grammatica. Obiettivo? Percorso. L'obiettivo è imparare il latino. Il percorso per raggiungere l'obiettivo è parlarlo.